Quella che vedete è la prima bomba atomica mai realizzata, chiamata Gadget. Nei prossimi giorni uscirà nelle sale italiane Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, che parlerà proprio della vita dello scienziato che diresse, durante la Seconda Guerra Mondiale, i lavori per la creazione di questo ordigno. Queste bombe si basano sugli stessi principi che stanno alla base delle centrali atomiche, e cioè la fissione nucleare. Quando il nucleo di una sostanza fissile, cioè in grado di subire la fissione con neutroni, come l'uranio e il plutonio, viene colpito appunto da un neutrone, avviene la divisione, generando due o più nuclei di dimensioni minori e una quantità variabile di neutroni aggiuntivi che a loro volta innescheranno altre fissioni. Nella reazione viene liberata un'enorme quantità di energia che nelle centrali atomiche è controllata, e ricordatevi che una centrale non può fisicamente esplodere, mentre nelle bombe la reazione è istantanea, incontrollata e molto distruttiva. Prima di andarvi a vedere il film, date un'occhiata al nostro ultimo video, abbiamo cercato di spiegare con parole semplici tutto il contesto, la storia e la tecnologia che c'è stato dietro al progetto Manhattan, quindi guardate il video e fateci sapere cosa ne pensate.